Le sorgenti termali dell'Islanda non offrono solo paesaggi ed ecosistemi unici, sono anche un inatteso brodo di coltura per molti tipi di virus, spesso sconosciuti o semplicemente poco conosciuti dalla scienza. Scoprire questi virus e identificarne gli enzimi può contribuire a sviluppare strumenti nuovi o migliori nell'ambito della biologia molecolare. Siamo andati in Islanda per capire come sia possibile. La maggior parte dei virus in queste condizioni estreme infetta solo i batteri, non sono dannosi per gli esseri umani. Ecco perché i cacciatori di virus vengono qui per capire come utilizzarli per migliorare la nostra salute. I ricercatori dicono che il numero stimato di virus che popolano la Terra è di gran lunga superiore al numero stimato di stelle contenute nell'universo osservabile. Sono ovunque e ci possono insegnare molto. Molti virus sono molto utili, sono stati fondamentali per la ricerca biologica, ci hanno aiutati a comprendere meccanismi biologici di base e sono stati molto utili nello sviluppare applicazioni in ambiti come quelli della biologia molecolare e della biotecnologia. Ogni virus ha il suo genoma contenente i geni che ne consentono la propagazione. Qui i virus vengono preparati per poter svolgere ricerche che ne sveleranno i più reconditi segreti genetici. È importante trovare le condizioni adatte perché vogliamo aprire tutti i virus per poter avere a disposizione tutta la diversità del campione, ma non vogliamo fare le cose in fretta perché non vogliamo rovinare o perdere il DNA prima di poterlo raccogliere per il sequenziamento. Il sequenziamento dei genomi virali viene effettuato con strumenti sofisticati. Gli scienziati di questo progetto di ricerca europeo utilizzano anche algoritmi bioinformatici per identificare i geni. Il database che hanno creato contiene già 50 milioni di geni. Noi siamo quelli che stanno tra le persone che capiscono la biologia, che stanno sul posto, quelle che capiscono l'ecologia e coloro che ne ricavano prodotti. Cioè, eseguiamo l'analisi molecolare che aiuta gli esperti dopo di noi a trovare i target giusti e poi a perfezionare questi target. Utilizziamo quindi gli strumenti molecolari per ricavarne prodotti. I prodotti genetici promettenti, in particolare gli enzimi, vengono poi studiati a livello strutturale con grafica 3D per stabilirne ulteriormente il potenziale a sviluppare prodotti commerciabili come i biocatalizzatori. La biotecnologia ha bisogno di enzimi che siano definiti molto chiaramente, che presentino meccanismi molto ben definiti per le applicazioni che ci interessano. Quindi, per ottimizzare l'enzima per l'applicazione richiesta dall'industria, dobbiamo capire in che modo funziona. Ed è questo che facciamo. La diversità biologica virale è il più grande serbatoio genetico al mondo ancora inesplorato e gli scienziati sono convinti che innumerevoli innovazioni biotecnologiche siano solo in attesa di essere sviluppate proprio con l'aiuto di questi virus.